Bentornati su Chef in Cucina, appassionati di cucina, sempre su Rete 8 tutti i giorni, vi teniamo compagnia. Oggi vi saluto dall'Arca di Alba Adriatica insieme alla nostra Dalila Capretta. Ciao Jennifer. Che oggi ci preparerà una ricetta molto molto estiva, fresca, veloce, vero? Sì, oggi diciamo che mi metto... ad impastare. Sì, faccio le orecchiette. Sì. Tu pensa che io già la mia mamma è foggiana e quindi quello. Già da piccola... Ci mettevamo Elisabetta lì, sì, che salutiamo, ciao mamma. Ciao Elisabetta. E quindi già 8, 9, 10 anni ci mettevamo lì a fare queste orecchiette. Che ci venivo malissimo, però sai, c'era la voglia di fare. Assolutamente sì. Allora, come si fanno? Qui noi abbiamo già l'impasto. Sì, già pronto. L'impasto dell'orecchietta è la semola di grano duro con dell'acqua, acqua fredda. Quindi acqua e semola, senza, e noi, senza uova, senza niente. Noi la impastiamo fino a quando non otteniamo questa consistenza né troppo molle né troppo dura. Ecco, mettiamola al centro, quindi facciamola vedere bene perché lì c'è la pentola che copre un po'. Quindi deve essere né troppo molla né... Deve riposare un po'? Sì, io l'ho fatta stamattina, la lascio mezz'oretta in frigo. Ok. Lascia così. Poi non ci deve essere farina nella tagliere di legno. Ok. E poi soprattutto il coltello. Questo è un coltello, c'è generazioni, ci viene da ridere perché c'è un semplice coltellino da casalingo che mia mamma mi ha dato perché lei dice che deve essere proprio che deve fare questo lavoro qui. Ok. Non deve essere rigido, altrimenti non ce la facciamo a fare l'orecchietta. Secondo me ha ragione, se dice la signora Elisabetta che è pugliese. Mia mamma dice tu non le fai bene perché non c'è il coltello giusto, va bene ma... e quindi me l'ha dato. Quindi io prendo il torcione e vado a fare un serpentino. Quindi praticamente dobbiamo fare una sorta di gnocco lungo lungo. Poi mi taglio il mio pezzettino, tiro, ok, e si blocca e giro. Ed eccola l'orecchietta, è vero, è zigrinata, c'è ragione la mamma. È proprio così. Mettiamo un po' di... Blocco e giro. Quindi col coltello. Poi ci sta nel barese che le fanno piatte, cioè che fanno così e non le girano. Ok. Questa più girata più bella. Quindi così, girata. Sì, così. Quindi giri. Allora, dopo che ho qui le mie orecchiette, andiamo a preparare il sugo. Ok. Che è molto semplice, quindi abbiamo bisogno del pomodoro fresco. Noi qui l'abbiamo già spellato e tagliato, semplicemente. Quindi io vado mettendo il mio pomodoro. Senza olio e senza niente. No, adesso no, così si asciuga un po'. Ok. Olio d'oliva. Filo d'olio d'oliva. La mia zucchina che noi abbiamo tagliato così con la macchinetta che abbiamo, ma possiamo tagliarle a dedini come ci piace. Infatti forse la julienne è un po' troppo sottile. Dobbiamo lasciare un po' di croccantezza, ok. In quel caso la metti cruda. Ok. E lasciamo un pochino cuocere. Questo è proprio semplice semplice. Che poi andremo a condire anche con i pinoli, quindi veramente con prodotti di stagione. La zucchina insomma è tipica di questa stagione, anche il pomodoro fresco, io lo dico sempre, i pomodori vanno sempre. Questo appena che si sbollenta un po', non c'è bisogno che va, anche perché poi a me personalmente mi piace la zucchina croccante, poi il pomodoro se si sfa troppo diventa più salsa. Infatti. Infatti. Ora metto un goccino d'acqua di cottura. Molto semplice. Poi vado a tagliare, come vedi qui, ho dell'origano, della maggiorana, del basilico. Delle erbette aromatiche che in estate nei nostri piatti non possono mai mancare. Adesso le metto un po' in mezzo, poi lo andremo quindi a mettere. Questa è l'origano. È l'origano fresco. Ha delle foglioline molto grandi. Io adoro l'origano. Poi c'è questo odore. Quanto è buono. Poi è buono questo piatto così perché è molto semplice, però come ogni mosso che fai ti capita il pezzo d'origano. Se si pensa all'origano, poi quanto cambia quando diventa secco.
diventa completamente diverso il profumo, buonissimo uguale. Questo è il basilico. Basilico, sì. Basilico d'estate. Beh. Non può mai mancare. Mai. Mai mai. Poi, insomma, è fresco, è buono d'estate. Si trova sempre. Ma veramente, cioè uno ti pulisce proprio la bocca, se c'hai la bocca che diciamo, mi voglio rifare la bocca, ti mangio una foglia di basilico, non sai com'è? Ok, io questo lo spengo così. Ok, quindi è già pronto. Sì, sì, ora faccio bollire. Cuciniamo la nostra orecchietta. Quindi è veramente un piatto velocissimo, sì, sì. Poca cottura, veramente pochissima cottura. Ebbene, le nostre orecchiette le abbiamo già cucinate, ovviamente è giusto un salto nell'acqua. Sì, sì, 2-3 minuti. Cucinano molto molto velocemente e le facciamo saltare. Semplicemente aggiungiamo un altro po' di olio. D'olio. Piatto veramente veloce, express. Se abbiamo già le orecchiette è veramente facilissimo. Sì, per questo uno se le fa, le stende, certo. O le fa seccare, o se no si congelano, un po' stese. È proprio il piatto estivo. Sì, con le zucchine fresche, tipiche di questa stagione, pomodoro fresco, che rimane bello cubettato, che si vede. Questo anche per dare una nuova veste all'orecchietta, perché sì, infatti, nostra madre ce la fa sempre rucola e patone, si chiamano. Rucola, eh? Patone. Io, ah, io ho l'accento abbuzzato troppo. E patate, però okay. Rucola e patate. Okay, con buona buona. Allora. A me piacciono tanto con le rape, anche. Possiamo impiattare, sì? Dalila? Eccolo qui, il piatto. Allora, come vedi, molto... Sì. Facile, facile, facile. Proprio... Facile e veloce. Sì, perfetta per la stagione estiva. Leggera. E poi secondo me anche il tocco di classe sono quelle erbe aromatiche che hai inserito, perché sì, mi danno proprio il gusto dell'estate. Andiamo a rimettere anche da crude. Anche sopra. L'origano fresco ha un odore. Sì, a me piace tantissimo. Proprio tanto. E come tocco ci vado a mettere anche i miei binoli. Che ci stanno veramente benissimo, ma proprio bene, bene, bene. Che bello. Ecco, questi sono proprio quei piatti che io cerco per poter regalare ai nostri telespettatori, perché sono piatti semplicissimi da poter rifare a casa. Ecco, con le orecchiette è perfetto, ma anche se volessimo farlo con una pasta normale, secondo certo. me... anche con lo spaghetto, anzi la zucchina la tagliamo lunga, anziché tagliarla, ancora si meglio. Mescola, è sì vero. Sì. Grazie Dalila per questa ricetta e grazie a voi per essere stati insieme a noi. Vi ricordo che l'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano. Tutti i giorni vi aspettiamo su Rete 8. A domani. Ciao. Quando non sapete cosa preparare a pranzo, pensate che in questo momento ci sono gli asparagi, ricchissimi di vitamina A, C, E, K, ricchissimi di luteina, zeaxantina, che fanno benissimo agli occhi, in più anche di ferro e l'acido folico. Queste sono solo alcune proprietà di cui è ricco alimento come asparago.